Ciao, mi chiamo Roberto Dell'Icarri. Benvenuti nel mio studio vocale romano. Sono un insegnante professionista di tecnica vocale, specializzato nell'insegnamento della tecnica americana del mix. Mi occupo per lo più di stili di canto contemporaneo. Sono l'autore del libro I Mix, la tecnica vocale secondo la didattica del mix, un libro rivolto per lo più a cantanti, insegnanti di canto e a chiunque si interessi più o meno da vicino alla voce. È un libro disponibile su Amazon. E sono uno dei master teacher dell'Institute for Vocal Advancement, o IVA, un'organizzazione internazionale che forma insegnanti di canto sparsi in tutto il mondo. Oggi avrò il piacere di reagire ed analizzare la performance di Dimash Kudaibergenov. Non so se lo abbia pronunciato correttamente. È un cantante che non conoscevo e mi è stato richiesto in massa di reagire ed analizzare una delle sue performance. Non vedo l'ora di cominciare ad ascoltarlo. Pronti? Via! Димаш Кудайбергенов с песней «Грешная страсть». Как из лунного сна О, если б знала ты, что мне нужна Только ты одна Ливни долгие лили Но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. Ok, mi piace da subito notare non solo una voce bella e particolarmente espressiva che quasi sussurrando con quella dinamica in piano utilizzando poco registro di petto, con aria tra le corde e con i finali di frase frammentati, si fonda benissimo con l'atmosfera musicale malinconica. Ma mi piace soprattutto qui notare l'intelligenza musicale con cui sfiora le note baritonali, attaccandole con il meccanismo del vocal fry, che è riconoscibile da quella qualità del suono grave e particolarmente metallica e tagliente che gli permette di estendere più in basso il proprio range e sicuramente la tessitura cantabile di questo brano partendo così in basso, dandoci la percezione di bassi pieni e corposi. È un effetto che mi piace molto, che trovo davvero molto molto di grande impatto. Lui è stato molto molto intelligente qui ad usarlo in quei precisi punti, negli attacchi. E già solo questo dettaglio mi basta per capire che per quanto Dimash sia così giovane, non sia certamente nato vocalmente né ieri né l'altro ieri. Ok, andiamo avanti. Di questi passaggi. Долгим огнем пылать в мгле и мне насте. Дай мне. Дай мне. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Bello, ok. Sono molto belli quei passaggi da voce di petto leggero a voce di testa pura e viceversa. E poi quando cambia dinamica e va dal piano al mezzo forte, mi piace come dia una risonanza diversa alla sua voce tramite l'abbassamento della laringe, che lo fa spostare da uno stile più pop ad uno un po' più popera, creando un bel contrasto vocale e musicale. Ok.
altro cambio qui, verso una voce di testa pura, una qualità chiarissima e leggerissima della voce. Bello, 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 bello. Ok, quindi qui mi piace il fatto che ci sia un altro cambio di marcia, un altro cambio inaspettato verso una voce di testa pura, la qualità quasi da controtenore, e mi colpisce questo approccio flessibile nei primi momenti del brano, nei primi minuti del brano. E poi una cosa che potrebbe passare inosservata, ma che a me piace molto notare, è questo anticipo in levare. Voglio farvelo sentire. Questo. Se lui l'avesse cantato in battere, ora non so se sia stato scritto così o se sia stato eseguito da lui in maniera estemporanea in levare, ma quello che conta è che questi sono piccoli dettagli che esaltano la musicalità di un brano o di una voce. E se lui avesse fatto, mi sarebbe passato un po' inosservato, ma siccome ha fatto, mi colpisce perché quel micro spostamento ritmico cattura la mia attenzione. Questa è una delle strategie che uso molto con i cantanti quando chiedo loro di cominciare a personalizzare un po' il proprio repertorio, mettendoci un po' più di stile, un feeling un po' più moderno, sostituendo il levare con il battere con il levare, giusto per darmi un'idea di quello che intendo. Facciamo finta che debba cantare un brano, non so, Yesterday dei Beatles, e abbia Yesterday. All my troubles seem so far away. All cade in battere. All my. Se invece provassi a cantarlo in levare. Yesterday. All my troubles seem so far away. Quel micro spostamento ritmico cambia interamente il feeling dell'intera frase, che suona un po' più moderna. E sono piccoli dettagli, ma quando uno vuol fare le cose in grande deve pensare ai piccoli dettagli. È bravo Dimash. Andiamo avanti. Un passaggio di registro. Un'altra cosa bella qua. Qui due cose belle, interessanti. La prima è che qui sta cantando in mezzo forte, nel suo primo passaggio di registro sta cantando il Mi 3, e poi va nel suo secondo passaggio di registro sul La con estrema naturalezza, ed è fisiologicamente in queste aree della voce per i cantanti è complicato cantare, perché la laringe o l'aumento del peso tende ad interferire con la facilità e la libertà di emissione, talvolta anche con l'intonazione, ma lui ne mantiene il controllo con assoluta disinvoltura, sembra non sia neanche un La per lui. E un'altra cosa bella è questo pianto, voglio farvelo riascoltare. Questo, quel pianto, è bellissimo perché in questo contesto musicale in cui si sta muovendo funziona da rinforzo espressivo. Lui sostanzialmente usa questo pianto per aumentare ancora di più la carica emozionale della sua interpretazione. Molto molto intelligente e molto bello. Ok, andiamo avanti. E anche questa fioritura si ricorda. Дай мне
Bello, qui lui sta giocando con la posizione della sua laringe con le vocali. È passato di nuovo dall'approccio più operistico a quello più pop, giocando con la posizione della laringe che prima è più bassa e la vocale più profonda è A, ad una vocale più chiara e una posizione della laringe più alta. A. E mostra una perizia tecnica notevole. Prima ho detto che Dimash, già da quei pochi secondi in cui l'avevo sentito, non mi sembrava affatto essere nato vocalmente né ieri e nell'altro ieri, ma qui a fronte della bella sicurezza e padronanza vocale che sta manifestando, quelli a essere nati vocalmente ieri o l'altro ieri siamo noi rispetto a lui. Bellissimo. Ok, andiamo avanti. Ah. Wow. E qui andiamo in Oriente. Bello. Questo è un altro bellissimo effetto di cui è capace. E non so se esista una terminologia universalmente riconosciuta per descrivere a livello fisiologico questo melisma. Io lo definirei come una sorta di vibrato glottico e sovraglottico che, a differenza del vibrato, diciamo, a cui siamo abituati in Occidente, che è per lo più caratterizzato dal cambiamento della frequenza, lui qui sta usando un meccanismo che prevede delle rapidissime occlusioni parziali della glottide e delle strutture del tratto vocale, che creano una interruzione ritmica del suono, che fanno oscillare la laringe, dando vita a questo interessantissimo effetto. Che, almeno per quanto riguarda l'Italia, l'unico ad utilizzarlo è stato negli anni 70 Demetrio Stratos con le sue sperimentazioni vocali con gli Area. Mi piace come lui stia mescolando fraseggi pop con fraseggi operistici, occidentali, orientali. C'è di tutto qui dentro. Wow, quanto cavolo di roba che ci sta mettendo dentro qua. Voglio riascoltarla, bellissimo. E con lo stesso fiato, e su questo si bemolle, capito? E continua con lo stesso fiato a fare questa... Wow, questa è bellissima. Wow, un sacco di roba, non so quanti secondi siano, ma un sacco di roba con un solo fiato. Non solo sta cantando questo Do, Re, Mi acuto, si sta spostando fino al Si bemolle, sostenendolo e facendo una bellissima fioritura anche, che è difficile non solo da pensare in fase creativa, ma neanche da eseguire. Wow, sono senza parole. Bellissimo.
Wow, bellissimo. Mi piace da morire. Wow, ora capisco perché mi è stato richiesto in massa di reagire e analizzare. Qui che cosa vuoi dire? Puoi dire che Dimash non è un cantante, ma è una macchina da guerra. Non è, voglio dire, solamente un fenomeno dal punto di vista tecnico, perché ha un assoluto controllo del suo strumento. Lui riesce a coordinare benissimo il fiato, la vibrazione, la risonanza e tutte le combinazioni possibili tra questi tre elementi a proprio piacere. E la cosa che mi piace poi è che non si limita semplicemente a farci capire che lui ha queste enormi possibilità tecniche, e ovviamente qui c'entra anche il tanto talento di base, la natura estremamente generosa, ma il fatto che lui stia esplorando tutte queste modalità e non è solo un giocoliere, lui sta mettendo quei suoni e quei contrasti, il piano e il forte, il pop e l'opera, l'Oriente e l'Occidente, al servizio delle necessità musicali e comunicative, con grande espressività, sensibilità, intelligenza musicale, perché ci vuole anche intelligenza e capacità di dosare queste cose qui. E tutto ciò lo rende unico in quello che fa e nel modo in cui lo fa. Bravissimo Dimash. Ok, fine del video. Grazie per avermi fatto conoscere Dimash, per avermelo fatto ascoltare, per avermi permesso di imparare qualcosa di nuovo analizzandolo e analizzando questa meravigliosa performance. Il brano di nuovo si chiama Sinful Passion, bellissimo. Ok, io sono Roberto Dell'Icarri, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete saperne di più su di me, su ciò che faccio, il mio sito è robertodellicarri.com. Do lezioni dal vivo in studio a Roma e online ovunque nel mondo. Se vi è piaciuto questo video, mi farebbe tanto piacere se mi lasciaste un like o un commento con le vostre impressioni, e se vi fa piacere iscrivervi al canale e rimanere aggiornati sulle prossime uscite, beh, fatelo pure. Vi ringrazio ancora, a presto, ciao ciao da Roberto Dell'Icarri.